Buonasera a tutti, siamo con mister Paolo Cruciti a termine della partita. Mister, primo tempo perfetto, zero occasioni per l'avversario, io vorrei partire da qua. Sì, hai detto bene, abbiamo concesso veramente nulla agli avversari, abbiamo fatto due gol, ci siamo proposti e potevamo farne anche qualcun altro, e quindi vuol dire che la squadra sta continuando a crescere, sta continuando a migliorare, ed è quello che vogliamo fare, considerando che eravamo partiti per fare un campionato di transizione. Ci troviamo a 2 punti dalla testa della classifica, siamo la migliore squadra con gol fatti, siamo la seconda per gol subiti, abbiamo la migliore differenza reti, siamo la squadra che ha giocato di più fuori casa e che ha vinto di più. E mi sembra che veramente è tanta roba, e dobbiamo semplicemente continuare così, non montarci la testa, sapere che è dura, che è difficile, ma sarà difficile anche per gli altri. Quindi. E nel secondo tempo la vivacità di questa banda di ragazzini, io la chiamerei così, ci ha regalato un bel secondo tempo, nonostante sembrava che la partita fosse congelata. È inquadrato perfettamente quello che vogliamo fare noi dall'inizio. Io dico a tutti i giocatori di dare l'anima, di dare tutto fino a quando ce l'hanno, perché abbiamo giocatori che sono in panchina, che hanno una voglia, una fame incredibile di mettersi in evidenza, di correre, di pedalare, di pressare, e facendo così noi sfruttiamo quando c'è possibile tutti i 5 cambi per far sì che la squadra abbia sempre un ritmo elevato e per poter resistere fino alla fine a degli ottimi livelli. È il nostro obiettivo, e quindi continueremo così sicuramente. Cioè, dei ragazzi eccezionali. Eccezionale, perché in allenamento ho visto poche squadre allenarsi con questa voglia, con questo piglio, con questa applicazione, e quindi non dobbiamo fare altro che chiudere in bellezza adesso domenica prossima contro la Sestese. Sarà una partita difficile, ma se riusciamo a chiuderla bene, veramente abbiamo fatto un passo incredibile come girone d'andata. Quindi. Andiamo avanti, chiaramente qualche mese fa le avevamo chiesto quali erano le rivali più accreditate per la vittoria finale. Noi vediamo in questo momento Verbano e anche la Varesina che sembra stia risalendo. Beh, lo sapevamo già, quella che era candidata per vincere il campionato era ed è la Varesina, perché per struttura, per giocatori, per investimento e per tutto quanto è quella che più degli altri ha il diritto, insomma, di proporsi come squadra che deve vincere il campionato. Però le sorprese siamo noi, siamo il Verbano, quindi anche se poi sorpresa non lo è, perché è da anni che fanno bene, quindi. Ma è lo stesso anche Busto 81, ha fatto bene anche negli altri anni. Ma bisogna essere contenti, anzi continuare ad alimentare la fiamma che ci fa stare belli in testa, quasi in alto, quindi vediamo di chiudere veramente in bellezza domenica, e poi ci rigoderemo i giorni di festa, e poi ne riparleremo dopo, perché poi sarà un campionato completamente diverso, perché tutte le squadre vanno a modificare, insomma, perlomeno quelle là che hanno avuto magari difficoltà. Noi lo faremo con pochi ritocchi, perché se siamo lì davanti non vedo il motivo perché dobbiamo andare a toccare una situazione che funziona. Quindi chi lo fa è perché magari fino adesso tante cose non hanno funzionato. Ok, perfetto, grazie mister, arrivederci a tutti. Grazie a voi, grazie.